Particolarissima una mostra sulle bandiere delle SOMS. Come è nata questa idea? È nata da un progetto di ricerca sviluppato dalla Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, che è una fondazione della Regione Piemonte e del Coordinamento Regionale delle SOMS. Alla base di questa mostra c'è veramente un percorso di ricerca approfondito durato almeno 30 anni che ha portato al restauro conservativo di oltre 300 bandiere del Mutuo Soccorso piemontese. Senza dubbio erano veramente importanti, identificative le bandiere. Sì, perché sono un simbolo identitario delle società di mutuo soccorso. Le società si riconoscevano nella bandiera che accompagnava il socio dal momento dell'entrata in società fino alle esequie e veniva l'uso della bandiera regolamentato addirittura dagli statuti sociali. E ancora oggi le società di mutuo soccorso attive, perché le società di mutuo soccorso sono una realtà storica, ma sono anche una realtà estremamente attuale. Noi qui festeggiamo il 150esimo di fondazione della società di Ozegna, che è tuttora una realtà operativa. E quindi un tempo come oggi le società di mutuo soccorso riconoscono il valore simbolico delle loro bandiere e le conservano. Festa del vino della società di Ozegna, che quest'anno segna anche i 150 anni. Certo, abbiamo pensato, visto che si faceva sempre a marzo, no? Però l'altro anno a marzo non l'abbiamo potuto farlo a causa Covid, eravamo tutti in casa. Quest'anno abbiamo pensato di abbinarlo, spostandolo un po', per i festeggiamenti del 150 di fondazione della società, che iniziano ufficialmente oggi. Proseguiranno sabato con la gara bocciofile e la tavola rotonda, dove si parlerà dei problemi della società di mutuo soccorso, e domenica ci sarà la messa, la dedica della targa ai soci fondatori. Il vino della società, perché viene fatto proprio da voi? Certo, noi abbiamo avuto anche per 10 anni una vigna in comodato gratuito a Moncucco, però è una tradizione della società, visto che ha tutta l'attrezzatura, finché possiamo continuiamo a fare il vino per i soci. Abbiamo sempre comperato l'uva, non naturalmente qui nella nostra zona, il vino rosso, non ci sono delle vigne tanto speciali, sempre nel Monferrato, sempre vino di qualità, dove possiamo offrire ai soci un buon bicchiere di vino e lo adoperiamo per le nostre feste quando facciamo delle manifestazioni. Ogni anno dedicato a una persona diversa, quest'anno al vicepresidente? Quest'anno è Antonio Furlanetto, vicepresidente, che è una persona molto attiva nella nostra società. Sono veramente contento che sia stato dedicato a lui. Comunque, in tutti gli anni che facciamo, sempre qualcuno che dia un contributo, anche solo fisico, alla nostra società. Non c'entrano i soldi. Noi abbiamo bisogno di gente che abbia voglia di fare qualcosa, perché mantenere tutti gratis, noi, nessuno prende niente. Abbiamo ristrutturato tutto lo stabile, che in un secondo tempo lo vedremo bene, anche fatto col bonus 90%, tutto 330 metri di pittura attorno la facciata e le due laterali, perciò siamo molto contenti e orgogliosi di averlo potuto fare. 150 anni, tra 150 anni la società, sono convinto che ci sarà ancora.